Eccoci ragazzi, siamo in diretta. Questa sera ho fatto un po' tardi e mi scuso, ma la diretta di ieri è saltata perché abbiamo poi dovuto rincorrere il comune di Caserta che sparava dati ed è diventato un caso nazionale perché avrete seguito che il comune di Caserta ha trasferito nella giornata di ieri i dati sbagliati in prefettura. Di conseguenza sul sito del Ministero dell'Interno, per cui c'è stata una figuraccia in mondovisione che ci saremmo potuti evitare, l'ennesima figuraccia che dimostra, io lo dico senza malizia, quantomeno la loro incapacità, perché che ci vuole a trasferire dei dati che raccogliete dopo 2 giorni alle urne? E che ci vuole? Ed è diventato difficile pure questo. Ieri abbiamo scoperto che anche l'ufficio elettorale era chiuso, però finalmente tutto poi si è risolto perché abbiamo presentato una diffida chiedendo che i dati trasferiti erroneamente al Ministero dell'Interno fossero corretti. Per cui si è scoperto che il Comune di Caserta aveva trasferito la cifra di tutte le liste del centrosinistra attribuendole a Marino, che invece tutti sappiamo essere finito 7 punti sotto le liste. Più di 2.500 voti in meno rispetto alle sue liste, che secondo le previsioni avrebbero dovuto prendere il 50%, ma insomma, qui si va ad un bellissimo ballottaggio che noi ci giochiamo con l'entusiasmo di chi ha voglia di cambiare la città e di farlo per davvero. Poche settimane di lavoro per quello che ci riguarda, a fronte di 5 anni di preparazione e di disastri, di una campagna elettorale, mi riferisco a Marino e ai suoi. Noi poche settimane di lavoro e abbiamo raggiunto il risultato che ci aspettavamo e che speravamo. Per cui io ringrazio tutti voi per avermi dato fiducia e per aver dato fiducia ai nostri candidati, alle nostre liste, alle nostre bellissime liste. Perché credo che questa sarà la partita più importante, scegliere come sarà composto il prossimo Consiglio Comunale. Intanto voglio ringraziare tutti i miei candidati, voglio ringraziare i miei candidati a cominciare dai non eletti. Nella nostra cultura c'è un'idea di impegno e di partecipazione. Se un'idea seria di impegno e di partecipazione, tutti i candidati a partire da non eletti saranno valorizzati nel nostro percorso politico e amministrativo. Questo avrò modo di dirlo, ho avuto modo di dirlo a tanti candidati in queste ore. Oggi è stata una giornata importante, tantissimi incontri e tanto entusiasmo attorno al nostro progetto, ma avrò modo ancora di dirlo nei prossimi giorni. C'è bisogno dell'impegno di tutti. Soprattutto di quelli che hanno scelto di dare fiducia ad altri candidati, escludendo Marino, chiaramente chi ha scelto di dare fiducia a Marino è perché è contento di come funzionano le cose in città e io a loro non mi rivolgo. Per cui, a differenza del mio avversario che si rivolge ai portatori di voti, ai capi bastone, io mi rivolgo direttamente ai casertani, mi rivolgo a chi nell'urna ci è andato a votare e non a quelli che le persone le portano ai seggi per votare secondo indicazione. Per cui con grande serenità e soprattutto trasparenza, in questi giorni, in queste settimane parleremo ai casertani, ribadiremo il nostro impegno sugli obiettivi per la città e chiederemo ai casertani di allearsi con noi. Marino è evidente, è nervoso. Intanto ha ripreso ad offenderci gravemente. Io ho scoperto di essere un antisemita nazista dalle sue parole, ma la cosa più divertente è che questo nervosismo si acuisca all'indomani del voto. Quindi questo che è un ballottaggio sacrosanto. E che è il ballottaggio che consentirà alla città finalmente di voltare pagina e di cambiare, viene affrontato già dai primi minuti, dal mio avversario per offendere, il nostro impegno, il mio impegno, ma ancora di più l'impegno di coloro che,
ci hanno scelto nelle urne. Io non ho mai offeso gli elettori degli altri, ho grande rispetto persino per gli elettori di Marino, ho rispetto per le scelte di tutti e mi sembra assurdo che qualcuno arrivi a puntare il dito ad offenderci e ad offendere i nostri elettori che invece hanno fatto una scelta chiara. 7 casertani su 10, esattamente come il sondaggio che io ho pubblicato 2 settimane prima del voto, hanno scelto di non dare fiducia all'amministrazione uscente. Questo è un dato ineludibile, per cui ci sono 7 casertani su 10 che mi auguro torneranno a votare. La metà di questi 7 li abbiamo intercettati noi e l'altra metà è la metà a cui noi parliamo, ripeto, con trasparenza e dandoci del tu. E dicevo, le offese di Marino sono soltanto una tecnica per distrarci dal vero oggetto del contendere, che non è semplicemente il voto, perché l'oggetto del contendere è un vero e proprio referendum tra cambiamento e conservazione. Io questa cosa ve la dico stasera e vorrei che la fissaste bene in testa, tra cambiamento e conservazione. Perché dopo il ballottaggio noi avremo un voto che avrà determinato o un consiglio totalmente rinnovato o un consiglio che ha attraversato tutte le stagioni politiche della nostra città. O un consiglio di persone più o meno giovani, ma prevalentemente giovani, in molti casi nuove alla politica, che hanno delle competenze, che hanno qualcosa da dare, oppure un consiglio, il solito, che abbiamo conosciuto in questi anni, di persone che alla città nulla hanno da dare, ma molto hanno da prendere. Ed è accaduto in questi 5 anni, forse in questi 10, in questi 15, nel caso di Marino, in questi 24 ultimi anni. Io ricordo ancora che quando Marino ha varcato per la prima volta la soglia del consiglio comunale, io probabilmente mi stavo per iscrivere al liceo e quindi in tutti questi anni non mi pare, ahimè, che ci siano dei risultati di cui lui possa vantarsi, dal momento che io in questa campagna elettorale non ho manco una volta sentito parlare di quello che ha fatto, ma soltanto di quello che un giorno farà, chissà, dopo il prossimo quinquennio da consigliere comunale di opposizione. Allora dicevo, che bel consiglio sarà il nostro. Sarà un consiglio bello perché ho guardato oggi, nel guardare i risultati, ho guardato i nomi e ricordato le facce dei nostri amici che quando vinceremo le elezioni varcheranno la soglia del Consiglio Comunale. Allora l'invito che faccio a tutti i casertani è esattamente questo. Oltre a scegliere il sindaco, perché sulla scheda troverete il nome del candidato sindaco, e quindi se scegliere di dare continuità a questa amministrazione passata e a queste amministrazioni passate, oppure scegliere una formula nuova che può presentare delle incognite, perché è vero, quando si sceglie di dare fiducia ad un gruppo di giovani, a una generazione di quarantenni, ci sono tante incognite. Io non biasimerò chi deciderà di votare per il mio avversario perché magari ha paura della novità, ma noi siamo il reale cambiamento in città e io mi appello a tutti coloro i quali vogliono cambiare. Il nuovo consiglio, il nostro nuovo consiglio, se vinceremo le elezioni, sarà nuovo per impegno, per competenza e in ultimo anche come dato anagrafico. Vedete, nei prossimi giorni consultate i giornali online, consultate i giornali cartacei, insomma, documentatevi e verificate quali saranno i nomi che entreranno in consiglio comunale se vincerò io le elezioni e se vincerà la nostra coalizione e quali saranno i nomi che entreranno in consiglio comunale. Studiate la storia di queste persone. Se dovesse vincere le elezioni e riconfermarsi la passata amministrazione targata Marino. Insomma, io credo che questo sia il primo discrimine rispetto ad un referendum che è tra cambiamento e conservazione. Quando parlo di referendum tra cambiamento e conservazione, io mi riferisco però anche ad un altro tipo di referendum, e veniamo ai contenuti, perché poi parlo ai casertani,
spiegando, e l'ho fatto tante volte, che noi siamo quelli che tra le cave e il policlinico scelgono il policlinico, quelli che tra il biodigestore e lo sviluppo turistico del nostro territorio scelgono lo sviluppo turistico, la Reggia, Caserta Vecchia, il Belvedere di Salleuso, le nostre bellezze. Ma soprattutto una città che sappia attrarre i turisti e che sia vivibile, perché consenta a tutti i casertani di non essere costretti a chiudere la finestra per la puzza dell'immondizia. Mi riferisco alle 40.000 tonnellate di rifiuti che arriveranno a ridosso del centro città. Bene, noi siamo esattamente questo. Per cui un referendum tra il cambiamento e la conservazione, perché? Perché avremo il merito di aver resettato il Consiglio Comunale di Caserta, l'attuale Consiglio Comunale di Caserta. Referendum tra chi come noi vuole il policlinico e chiuderà le cave, chi come noi vuole puntare sul turismo e non realizzerà il biodigestore, anzi manderà una bella lettera di revoca alla Regione Campania per la realizzazione del biodigestore. Anzi, ne approfitto per chiedere per l'ennesima volta a Marino: scusa, ma ci fai vedere la lettera di revoca con cui dici no al biodigestore di Ponte Selice? Perché non mi pare che gli uffici della Regione Campania abbiano in alcun modo ricevuto alcun tipo di comunicazione. Per cui, tra le tante bugie elettorali che racconti, caro Marino, dici per una volta la verità. E soprattutto ti invito quanto prima ad un bel confronto pubblico. Io non vedo l'ora di incontrarti, di confrontarci io e te sui temi della città. Quindi mi auguro che tu sia disponibile. Io sono disponibile in qualunque sede, in qualunque orario. Scegliti pure il giornalista, evita di sceglierti le domande come è già capitato. Sul resto io sono disponibile a confrontarmi su tutto, perché, battute a parte, ci tengo a che i casertani possano scegliere liberamente. E poi è un referendum, e lo dico per la terza volta, perché questo è importante, badate bene, tra chi promette nel buio della notte incarichi e assessorati, tutti i candidati a sindaco insomma, raccontano di aver ricevuto telefonate dall'alto, da Santa Lucia, chissà da dove, per incarichi, non incarichi. E allora, insomma, Marino, ma fai da solo, non c'è bisogno che ti faccia aiutare dal presidente De Luca, non c'è bisogno che offri incarichi e prebende a chi a chiare lettere durante la campagna elettorale ha detto che non ti avrebbe sostenuto ufficialmente. E sii serio, accetta di non essere rappresentativo dei casertani e evita di continuare a offrire incarichi assessorati prebende nel buio della notte. Io, alla luce del giorno, in totale trasparenza, ho deciso invece di parlare ai casertani. Quindi io l'aiuto lo chiedo ai cittadini casertani e chiedo soprattutto fiducia per voltare pagina. Ci ho messo la faccia e sono felice di averlo fatto, perché stiamo dando una possibilità alla nostra città di cambiare, e la squadra dei consiglieri comunali che mi accompagnerà in questa avventura sarà una squadra di consiglieri di grande competenza, di qualità, ma soprattutto nuovi ragazzi, nuovi. Cambiamo finalmente, resettiamo la politica degli ultimi 15 anni in città. E allora, che piaccia o no, noi rappresentiamo questo, non rappresentiamo nulla di diverso, e la città ci conosce. In questi 15 giorni faremo di tutto per raccontarci e raccontare la nostra idea di città. Per cui io, alle forze politiche diverse da quelle presenti nella nostra coalizione, è chiaro che parlerò e dico: andatevi a leggere il programma, chiedete di confrontarvi con i candidati a sindaco. Fatelo nella consapevolezza che il nostro programma e quello che faremo è la base di qualunque forma di giudizio che dovrete esprimere. Ma l'unico giudizio reale a cui ci sottoporremo è quello che riguarda i cittadini casertani. Per cui tutti sanno ormai che se vinciamo noi non si realizzerà il biodigestore, tutti sanno ormai che faremo di tutto per arrivare al completamento del policlinico, tutti sanno ormai che ci teniamo alla sicurezza in città e vogliamo che i genitori, quando esce un proprio figlio adolescente o quando esce una donna di casa,
vivano la serenità di una città sicura come non lo è stata in questi ultimi anni. Ora vi do qualche numero perché me li sono appuntati e quindi ve li do. Allora, 3 è il numero di posti di asilo nido pubblici per ogni 100 bambini con meno di 2 anni a Caserta. Quindi il numero 3, ricordatelo, 3 posti di asilo nido pubblici ogni 100 bambini con meno di 2 anni a Caserta. Sono numeri da terzo mondo. 31 è il numero dei giorni all'anno in cui i livelli di polveri sottili nell'aria raggiunge i livelli di emergenza. Perché vogliamo chiudere le cave? Mica per fare il dispetto a qualcuno. Vogliamo chiudere le cave perché le polveri sottili sono un problema nella nostra città e nessuno lo racconta, nessuno ne parla, nessuno si pone il problema di alzare il livello di salubrità della nostra città e soprattutto di puntare sull'eccellenza nell'ambito della salute e per questo il policlinico. 93, un altro numero, perché in questo periodo abbiamo deciso noi di dare i numeri. 93 è la posizione nella classifica della vivibilità delle 109 città capoluogo d'Italia. Noi siamo al 93esimo posto. 124, lo abbiamo già detto, 124 sono i beni confiscati alla camorra presenti nella città di Caserta che l'amministrazione inspiegabilmente non ha chiesto all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati perché siano restituiti alla città per attività con finalità sociali. E poi c'è 40.000, sono il numero di tonnellate che il biodigestore ospiterà e che arriveranno alla Reggia da Napoli e da Salerno, probabilmente, oltre che dal resto della provincia di Caserta. Allora, vedete, questi noi ci impegniamo, 3, 31, 93, 124, 40.000 non si può giocare, ci impegniamo a che non siano più i numeri che rappresenteranno la storia e il presente della nostra città, rappresenteranno sicuramente il passato perché questi numeri noi li cambieremo. Allora, ragazzi, questa sera la diretta è andata così. Sono stato breve, ma ho tanti amici ancora da incontrare, adesso molti fuori al comitato, però domani sera ci rivedremo e faremo ancora il punto e sarà una maratona importante in questi 10 giorni. Io sono sicuro ci incontreremo in tanti posti della città, ma sono sicuro che l'entusiasmo che di ora in ora cresce sarà un entusiasmo che ci porterà alla vittoria in città e finalmente ad assumerci la responsabilità di guidare questa meravigliosa città che in questo momento vive il suo punto più basso, il momento più buio, lo vediamo tutti. E allora, forza, diamoci dentro e per questa sera ci salutiamo e ci vediamo domani per continuare la nostra avventura insieme. Grazie per avermi seguito, siete in tantissimi e ne sono molto felice. Un abbraccio.